Buongiorno ragazzi, siamo in Asia, è il secondo giorno che siamo qui, l'obiettivo è riuscire a mangiare gratis. Ah, comunque, se non ci credete che siamo in Asia, qui abbiamo l'olio con una scritta totalmente araba, pane con una scritta totalmente araba. Comunque, primo pasto della giornata, abbiamo dei donuts, li abbiamo pagati circa 1,20 euro, più o meno, 1,30 euro. 1,30 euro. 1,30 euro per due donut all'Oreo. Ora faremo il taste test di questo primo pasto. Bene, hanno un aspetto incredibile. Sono anche super pesanti, cioè. Pazzesco, cioè c'è proprio l'Oreo, il biscotto dell'Oreo sopra. Soffice con la crema all'interno. Incredibile. Poi ricoperti di cioccolato bianco e sopra una spolverata di cacao. Pazzesco. Questo primo taste test, primo pasto, incredibile. Comunque vi assicuro che riusciremo a mangiare gratis entro 24 ore. Cascasse il mondo, ce la facciamo. Siamo riusciti praticamente a viaggiare gratis. Pure mangiare dobbiamo riuscirci. Dopo aver fatto colazione con un buonissimo donut all'Oreo, ora ci stiamo dirigendo. Gerash, ovviamente, dopo aver preso un taxi totalmente abusivo, ora ci ritroviamo in questo minibus dove bisogna aspettare che si riempie per poi partire. Che questo sembra abbastanza abusivo, ma comunque noi ci fidiamo, dai. Sì. Una piccola nota che ci lascia un pochino perplessi è il pagamento. Sappiamo minimamente quanto si paga, quando si paga. Noi siamo saliti un po' così, abusivamente. Ci hanno lanciato sopra il bus dicendo: volete andare lì? Sì, fa salite, salite. Ora, boh, stiamo appunto aspettando che si riempia l'autobus per partire, ma il pagamento ancora non si capisce come avvenga. Anche Poi tipo ci sborseranno tipo mille soldi. No, anche perché da quello che abbiamo capito praticamente si riempie tutto l'autobus e poi la spesa si dimezza Esatto, sì, esatto. coloro Una che sono volta che si riempie sull'autobus. l'autobus, la spesa si dimezza tra tutti. Cioè, una cosa. Dopo, comunque, vi spieghiamo come ha funzionato. Esatto, Non si curiosi sa, anche noi, vabbè. Esatto, per pura curiosità questa. Allora, confermiamo che il bus l'abbiamo pagato una volta chiuse le porte e da qui non potevi più scappare. Esatto, non puoi L'abbiamo portare pagato via. però solamente 1 euro, quindi per fare 30 km diciamo che non è male. Però ci è capitata una cosa veramente assurda. L'autobus è stato fermato da un posto di blocco dalla polizia. E ovviamente chi fanno scendere? A me. Mi hanno fatto scendere perché avevo qui la videocamera, i filmati, eccetera. E mi hanno fatto cancellare delle clip che, C'erano diciamo, molto carine. c'erano cose che non bisognava far vedere. E ovviamente no, no, non ve lo posso neanche dire perché non si sa mai. E quindi adesso andiamo in questo sito archeologico, siamo a Gerasa, Gerash, e poi ovviamente mangiamo qualcosa. Sì, si mangia! Ora siamo all'interno del sito archeologico. Piccola nota culturale, questa città è quella che in Giordania ha avuto maggiore influenza dell'impero romano. Ho comunque già visto anche qualche ristorantino qua fuori, anche qualche bar qui all'interno del sito archeologico. Dopo vediamo un po' i prezzi e puntiamo a mangiare gratis. Prima di andare a mangiare, ci tenevo a descrivervi quanto fosse emozionante stare in questa arena dove si affrontavano i gladiatori. Da quella porta alle mie spalle entravano i gladiatori, quindi gente enorme, e si affrontavano in questa arena. Incredibile e super emozionante. Quelli sono gli spalti dove la gente si godeva lo spettacolo. Là c'è una fidanzatona che se la sta ballando. Ora vi lascio con queste cose culturali, non vi annoio più e andiamo a mangiare.
abbiamo, ragazzi, il primo, no, il secondo pasto della giornata dopo il donut che avete visto. Siamo arrivati nella città di Madaba, in realtà, perché la cadenza dell'accento cade sulla prima sillaba, quindi Madaba. Siamo capitati in questo bel ristorantino e boh, vediamo un po' quanto ci costa, no? Sono molto curioso, perché in realtà sembra una città molto più povera rispetto alla capitale, che è Amman. E abbiamo preso del riso con del pollo, piatto per due. Il ragazzo ci ha suggerito, prendi una porzione per due. Mi sarà gigante. Quindi sarà tipo gigante, non lo so, non so cosa aspettarmi. Dopo ve lo facciamo vedere. Questa è la porzione di riso arrivata. Non so se si intuisce che è più grande, è tipo 8 volte la mia faccia. Io avevo anche della zuppa, salsa piccante. Qua sono due tipi di riso, uno con le verdure, l'altro non lo so. Poi vabbè, abbiamo un pollo intero diviso in due. Quindi ora direi di godercelo e ci vediamo dopo. Facciamo sapere. Non abbiamo fatto taste test, ci siamo dimenticati, ma direi che dalla condizione del piatto vuoto direi che ci è piaciuto abbastanza. Molto molto buono il pollo, cioè si apre con il cucchiaio di plastica, cioè guardate, lo taglio col cucchiaio di plastica, incredibile, cioè quanto sia morbido. Buonissimo. Tra poco vi facciamo sapere il prezzo, perché siamo veramente curiosi anche noi, ma perché non ci aspettiamo minimamente quanto possa costare un piatto così grande. È appena passato il ragazzo chiedendoci se avevamo finito, mi ha detto di sì, e ci ha chiesto se ne volevamo un altro, e che ma sei pazzo, sto scoppiando. Però gentilissimo ci ha portato un bicchierino di tè caldo, che qui è usanza bere il tè caldo comunque nei pasti. Quindi questo comunque ce l'ha omaggiato e possiamo dire che questa piccola cosa è gratis. Vediamo se anche il resto costa così poco da dire che è praticamente gratis. Speriamo. Sennò comunque sapete già che entro 24 ore riusciremo a mangiare gratis. A dopo. Allora, abbiamo finito di mangiare, siamo usciti dal posto, abbiamo pagato 6 dinari che equivalgono circa 7,50 euro. Quindi possiamo dire di aver pagato praticamente 3,70 euro a testa, pochissimo. Se avete visto il piatto, il pollo era talmente tenero che si tagliava col cucchiaio in plastica e il pollo proveniva da qua. Quindi fatto e servito sul momento. Ora andiamo in gita sul Monte Nebo. Il Monte Nebo è dove si vede la Terra Santa. Dopo aver fatto un bel girettino col cammello, lui, io mi sono fatta no. Ora ci godiamo due coche in prossimità la vista che ci offre il Mar Morto. Qui abbiamo le coche e una vista incredibile. Il Mar Morto è il punto più basso della Terra. Siamo a 400 metri sotto il livello del mare, quindi ci troviamo, noi in questo momento ci troviamo esattamente nel punto più basso della Terra. Stiamo sussurgendo una Coca-Cola. Incredibile. Con la cannuccia orta colorata. Incredibile. Io l'ho detto che ce l'avrei fatta. E infatti il pasto gratis lo abbiamo raggiunto. Abbiamo qui del tè. Abbiamo qui dei biscotti. Siamo in un accampamento di beduini. Ci hanno offerto comunque la loro ospitalità. E oltre all'ospitalità anche il pranzo. Il pranzo è questo qui, che l'abbiamo già finito. Adesso ve lo apro e vi faccio vedere. Era un po' di riso con un po' di pollo, però comunque ve l'ho già fatto vedere in un altro video, nello scorso video o in un prossimo video, non so quando pubblicherò uno o quando pubblicherò l'altro, però comunque per restare aggiornati attivate la campanella, iscrivetevi al canale, però comunque questo pasto era incluso nell'ospitalità dell'accampamento dei beduini, quindi il pasto gratis, sì, l'abbiamo raggiunto, yes. E sapete perché? Perché non bisogna mai arrendersi. Mai, quando avete un obiettivo, sempre il focus sull'obiettivo. Siamo stati invitati a casa di questo signore che ci sta offrendo qualcosa, non so cosa, penso un tè normale, però comunque è molto molto interessante. Questa è la sua casa, è bellissima, ha un giardino incredibile, quindi possiamo dire che questo è ufficialmente il secondo pasto gratis. Sono esaltato, molto, cioè non sembra magari che sono esaltato, no? Perché sono leggermente intimidito da questa situazione, perché non mi era mai successo in vita mia.
da noi queste cose non accadranno mai, cioè che uno ti invita a casa sua così a caso. Sì, certo, noi magari offriamo il cosiddetto caffè, no? Ma invitare a casa tua gente che non conosci, che conosci praticamente per strada, presentargli la famiglia, i figli così a caso, questa è vera gentilezza e cortesia, cosa che secondo me a molti di noi manca. Anche quando c'è, non è abbastanza. Porto la conclusione adesso al video, perché non voglio rovinarmi neanche questo momento filmando. Quindi ricordatevi che non è mai troppo tardi per iniziare. È un vero eroe. Ecco il tuo davanti. Per tutti gli altri. Si